ha scelto Cosenza. Ha esordito così il sindaco Franz Caruso nel presentare questa mattina a Palazzo De Bruzzi il Capodanno dei Cosentini. Sarà infatti la cantautrice romana ad esibirsi a Cosenza, in Piazza De Bruzzi, il cuore pulsante della città, per festeggiare l'arrivo del 2024. Con il concerto che traghetterà i cosentini nel nuovo anno, l'amministrazione comunale prosegue una tradizione inauguratasi con l'avvento del 2000, quando in Piazza De Bruzzi si esibì Franco Battiato. Giorgio ha scelto Cosenza, quindi ha dato grande risalto alla nostra città e l'ha posta nelle posizioni delle città più blasonate del nostro paese. Era contesa da tante città, è venuta a Cosenza, ha scelto di venire a Cosenza. Grande soddisfazione è stata espressa da Caruso nel presentare l'artista di fama internazionale di importante rilievo che, venendo incontro alla città nonostante anche l'impegno prossimo che la vede coinvolta come co-conduttrice di Sanremo, ha scelto proprio il capoluogo di provincia per festeggiare il nuovo anno. Una decisione importante anche presa dall'amministrazione nell'aver voluto scegliere proprio una donna. Avevamo anche altre opzioni, come ho detto, avevamo anche Gianna Nannini, un artista che non ha bisogno di presentazione, avevamo anche un contatto con i Pooh, che come sapete vanno a Salerno, ma poi alla fine anche Eros Ramazzotti, ma alla fine abbiamo fatto cadere la nostra scelta proprio su una donna. È importante in questo momento mandare questo messaggio di una donna che si è saputa realizzare, che ha saputo combattere e che ha saputo mettere in campo tutte quelle che sono le qualità di una donna che ne ha tante e da vendere. Ma viene in un momento particolare, perché purtroppo le vicende di cronaca che hanno caratterizzato e funestato la vita della nostra comunità nazionale imponevano, secondo noi, di mandare anche a Natale, a Capodanno, un messaggio di vicinanza, di apprezzamento del ruolo della donna nella nostra società. La Calabria quindi, tra il Capodanno Re Crotone, Giorgio a Cosenza o Max Pezzali a Corigliano Rossano, avrà ancora una volta la possibilità di esporre una vetrina importante di caratura nazionale.